Ciao a tutti, oggi parliamo del rollio e del beccheggio, che sono due comportamenti dell'auto normali. E supponiamo che io sia dentro un'auto, il beccheggio, molto semplicemente, è il movimento verticale in giù e in su dell'auto. Quindi io sono in auto, faccio una frenata brusca, vado in giù, in su, questo è il beccheggio. Invece, se sono sempre nella medesima auto e magari ad esempio sto percorrendo una curva e c'è un trasferimento di carico da una parte e dall'altra, si ha il rollio, ovvero il movimento orizzontale. Quindi se io sono dentro l'auto, movimento orizzontale, rollio, movimento verticale, beccheggio. Anche in questo caso, come dicevo nel precedente video, riguardante il soprasterzo e il sottosterzo, questi comportamenti non sono il male assoluto, sono una cosa normale. Ci si può lavorare, si può gestirli, li si può ridurre con delle regolazioni, con dei componenti, installando dei prodotti diversi. E fatemi sapere se siete interessati ad approfondire l'argomento. A presto, ciao ciao!